Comenzamos ahora la mesa de la tarde sobre hospitalidad y medio ambiente. Nuestro primer ponente, Ernesto Burgio, nos hablará qué futuro espera a nuestro planeta. Ernesto Burgio nació en Palermo, es graduado en medicina y cirugía por la Universidad de Pavía y es especializado en pediatría por la Universidad de Florencia. Es presidente del Comité Científico de la Sociedad Internacional de Médicos por el Medio Ambiente desde el año 2010. Coordinador del Comité Científico de esa misma sociedad y también, muy importante, según me ha subrayado él, es miembro del Comité Científico del Instituto Europeo de Investigación del Medio Ambiente y del Cáncer desde el año 2012. En su biografía podemos destacar muchas cosas, pero creo que aquí. En este contexto es importante decir que durante muchos años ha sido médico voluntario en muchos países, en Somalia, en República Centroafricana, en Costa de Marfil, en Rumanía y también, sobre todo desde el punto de vista científico, lo importante es que es un gran especialista en epigenética y en infancia. Entre sus últimas publicaciones podemos subrayar notas sobre los orígenes epigenéticos del cáncer infantil. Hacia un paradigma sistemático en carcinogénesis o obesidad y diabetes, de la genética a la epigenética, y una de las últimas publicaciones, Medio Ambiente y Programación Fetal: Los Orígenes de algunas Pandemias Actuales. Tiene la palabra Ernesto Burgio. Bene, eh, grazie per questo invito, grazie per essere qui così numerosi. Parlerò in italiano perché mi è stato detto che il mio cattivo inglese, tutto sommato per chi traduce, è peggio del mio discreto italiano e quindi le slide sono in inglese, però parlerò in italiano. Ma la prima slide la leggo in inglese perché credo che sia importante partire da questa... Citazione che in comparsa nell'Enciclica di Papa Francesco. For human beings to destroy the biological diversity of God's creation by stripping the earth of its natural forests or destroying its, its wetlands. To contaminate the earth's waters, its land, its air and its life. These are sins. For to commit a crime against the natural world is a sin against ourselves and a sin against God. Io credo che sia difficile dire meglio di così quello che dobbiamo affrontare insieme. Di fronte a un tema immenso come questo che mi è stato dato, io ho pensato che il modo migliore per affrontarlo è dare una definizione di non sostenibilità biologica del sistema globale. Normalmente si parla molto di sostenibilità economica, energetica, sociale e ambientale in senso generico, sempre di più si parla di non sostenibilità climatica, si parla pochissimo di sostenibilità o di insostenibilità biologica, probabilmente perché è difficile da definire, ma se ci pensate è fondamentale, noi stiamo trasformando la biosfera in pochissimi decenni. La stessa composizione molecolare dell'aria che respiriamo, dell'acqua che beviamo e delle catene alimentari. La differenza rispetto a tutte le altre area, aree di, di sostenibilità è data da un'esigenza fondamentale. Quando si parla di sostenibilità biologica bisogna usare coordinate molto lunghe, quello che Darwin definiva il tempo profondo o il tempo profondissimo. Quando fu eletto presidente Bush, l'Istituto Sanger, il più importante istituto di sequenziamento del genoma, fece notare la somiglianza con lo scimpanzé, non sul piano fenotipico, ma sul piano genetico. Cioè il DNA è praticamente identico tra lo scimpanzé e l'uomo. E fece notare la somiglianza anche di alcuni atteggiamenti quello che normalmente si chiama behavioral phenotype, il fenotipo comportamentale, fece mese, mise in serie alcune foto come queste. Ebbene, adesso quello che sta succedendo è forse peggio, perché vedete la somiglianza dell'ultimo primate col primo. E mentre tra lo, lo scimpanzé e l'uomo c'è una distanza evolutiva di 6 milioni di anni tra l'orango e l'uomo ce ne sono 8 milioni di anni, è come se avessimo fatto un salto indietro di 2 milioni di anni, speriamo che non, di non pagarne troppo le conseguenze, però a parte lo scherzo è veramente importante cercare di orientarsi nel, nel tempo profondissimo, perché noi siamo quel puntino in fondo, se noi consideriamo l'anno cosmico, il cosiddetto anno terrestre, l'uomo è arrivato veramente... Per ultimo, i Sumeri sono entrati a, in Mesopotamia 45 secondi fa, cioè alle 23.59.15 del 31 di dicembre. Gesù Cristo è venuto sulla Terra 14 secondi fa, alle 23.59.46. E quello che è più importante è che la rivoluzione industriale, soprattutto la rivoluzione chimica, è cominciata un secondo fa. Sul piano bioevolutivo è così, i più, i più grandi bioevoluzionisti, per esempio Dobzanski, diceva se vogliamo capire l'impatto dell'uomo dobbiamo ragionare in questi termini, noi in un secondo abbiamo cambiato tutto. Quando parliamo quindi di sostenibilità biologica dobbiamo capire che noi in 30 anni, quindi pochi millisecondi, abbiamo inserito in tutta la biosfera 100.000 molecole di sintesi. Cioè, molecole che non sono coevolute con tutte le altre, che sono artificiali. E le abbiamo inserite alterando la composizione dell'idrosfera, dell'atmosfera e della stessa biosfera e delle catene alimentari. Dobbiamo tenerne conto. Quando vogliamo affrontare sul piano bioetico tutto questo, il ruolo dell'uomo nei confronti della natura, nei confronti di quello che è l'impatto che stiamo producendo. Va valutato in questo modo e soprattutto per quello che questo chemical burden, questo carico chimico globale, sta determinando nell'ambito dello sviluppo delle specie, e in particolare come adesso vedremo, del feto. Perché gli ecosistemi hanno 4 miliardi di anni, l'uomo e sulla Terra abbiamo visto come primate da 5 milioni, ma come Homo sapiens, continuiamo a chiamarlo così, da 100.000: quello che sta succedendo è che si stanno alterando tutti i meccanismi più fini di sviluppo delle specie. Allora, per affrontare questo tema così importante e difficile, io proporrei due tematiche fondamentali: una è quella della cosiddetta genomic instability. Non è il DNA che sta diventando instabile, è il suo software. Ora vedremo molto rapidamente che il DNA è solo il database, il programma genetico di base ed è quasi uguale in tutti noi, ma in tutti noi c'è un software che si chiama epigenoma, che è diverso in ognuno di noi, che si forma durante la vita fetale e che si sta letteralmente destabilizzando. L'altra grande tematica... Per certi versi, quasi più importante è il modo in cui stiamo interferendo sugli ecosistemi microbici. Perché gli ecosistemi microbici sono la biosfera. La biosfera senza di noi starebbe meglio, senza i microbi, finirebbe nel giro di pochi, mil veramente millesimi di secondo. Sul piano della massa e del volume, l'80% della biosfera è fatta di microorganismi che praticamente svolgono tutti i compiti più importanti. Allora il prodotto più chiaro di questa situazione, di questo stress epigenetico, è la cosiddetta, adesso vedremo, transizione epidemiologica. Sono quasi scomparsi, speriamo che, dura, che duri, ma appunto abbiamo qualche dubbio, sono quasi scomparse in 50 anni le maggiori malattie acute da cause infettive, ma sono aumentate tutte le patologie croniche, degenerative, infiammatorie e tumorali. Ma non sono aumentate negli anziani come una volta, sono aumentate nei bambini e nei giovani. E questo dobbiamo cercare insieme di capirlo. Il vero tema di questo talk, in effetti, è che noi, per capire questo, stiamo cercando, ormai da oltre vent'anni, di mettere in campo un paradigma diverso. Tutto è nato simbolicamente lo faccio vedere, ma è interessante, da un articolo di un grande biologo molecolare, Adam Wilkins, il quale nel 1996 su Bioessays scrive in un piccolo seminal paper, come si dice, gli anglosassoni hanno questo termine che in italiano non esiste, una pic un piccolo articolo che ne ha aperto la strada a tanti altri, si chiede praticamente Wilkins, ma come mai... La fisica teorica ha fatto nell'inizio del XX secolo un salto in avanti, ha superato tutti i limiti della fisica deterministica newtoniana e prima con Einstein o insieme con Einstein da un lato e con la meccanica quantistica siamo arrivati a un modello molto più fluido, molto più dinamico, molto sconosciuto. Nel senso che ci sono alcuni passi fondamentali, io ve ne faccio vedere due perché sono particolarmente interessanti immagino in questo ambito, che sono stati totalmente scotomizzati, dimenticati. Guardate questo, noi normalmente immaginiamo Einstein come un personaggio eh, fantasioso, simpatico, esuberante, Planck come un, uno scienziato grigio. Ma guardate Planck cosa scrive. I regard consciousness as fundamental. I regard matter as derivative from consciousness. Questo è fantastico. La materia e l'energia sono proprietà emergenti della coscienza, l'universo è coscienza. Ora, ma come mai tutto questo verrebbe oggi bollato da molti scientisti non scienziati come riduzionismo, come spiritualismo, come idealismo falso? Questo è fantastico. La fisica teorica. Sia la relatività che la meccanica quantistica dimostrano che l'osservatore è fondamentale e che l'universo è prima di tutto coscienza. Lo dice Nature. Il più importante giornale scientifico al mondo scrive: The universe begins to look more like a thought than a machine. Cioè, l'universo è un pensiero. In questo ambito, penso che sia particolarmente interessante riflettere su questo. La fisica teorica del XX secolo. È arrivata a concepire l'universo come Logos. La biologia non riesce a fare questa rivoluzione. Praticamente noi siamo fermi in biologia, in biologia evoluzionistica, in biologia dello sviluppo e soprattutto in biomedicina, bloccati da alcuni dogmi di cui dobbiamo veramente liberarci. Il primo è il, il dogma di Weismann. Il dogma di Weismann dice che i gameti sono misteriosamente difesi per cui le informazioni che circolano nell'ambiente non disturbano i gameti. Non è vero. I gameti ricevono continuamente informazioni dell'ambiente e si trasmettono le modifiche epigenetiche dei gameti da una generazione all'altra. Perché non è stata accettata questa verità che l'epigenetica sta dimostrando? Perché mette in crisi quello che è il più potente dogma della biologia attuale, quello di Darwin. Chi mette... Chi si permette di criticare Darwin oggi è anatema. Darwin è l'evoluzione. No, Darwin non è l'evoluzione. Darwin è un modello riduzionista dell'evoluzione, perché quello che avevano capito altri, tra cui Lamarck, so che ci sono dei francesi in sala, Lamarck aveva intuito come la natura evolve verso la complessità per modifiche adattative. Non è vero che l'ambiente si limita a selezionare modifiche casuali, cosiddette mutazioni stocastiche oggi. L'ambiente induce a trasformarsi le molecole e gli organismi in maniera molto intelligente, tra virgolette. Perché, ecco perché è importante il concetto di informazione. E perché cambia tutto. E soprattutto il dogma più pernicioso è quello di Crick. Cos'è il dogma di Crick? Allora, in sintesi... La vera risposta all'articolo di Adam Wilkins è venuto un anno dopo su Nature Biotechnology, il giornale di punta della cosiddetta biologia riduzionista. Cosa scrive Stroman, altro grande biologo molecolare? Dice: Abbiamo sbagliato. Lì sulla destra, vedete: We have wrongly extended. Abbiamo esteso un piccolo modellino che era quello del gene all'intera biologia molecolare. In realtà non è vero che il DNA comanda, che come nel dogma di Crick l'informazione va solo dal DNA all'RNA alle proteine but never backwards, ma non torna indietro. È sempre più chiaro che questo dogma, come tutti i dogmi in campo scientifico, deve essere cancellato. Non funziona così la biologia molecolare, non funziona così la biologia. La biologia è sistemica. Il solo genoma umano è costituito da 20.000 sequenze geniche, i cosiddetti vecchi geni, che si accendono e spengono continuamente, interagendo tra di loro sulla base delle informazioni che ricevono. La frase più importante di questo articolo di Stroman è lì: In fact, genes need to be told to switch off and on. I geni hanno bisogno che arrivi l'informazione per dire loro cosa devono fare. Il DNA da solo è solo una molecola. È il sistema quello che è importante, non è la molecola singola. Quindi abbiamo sbagliato a puntare tutto sul DNA. La medicina del futuro non sarà più, si spera, quella riduzionista del progetto genoma iniziale. Sempre di più dobbiamo capire che l'ambiente è molto più importante perché l'ambiente induce le modifiche, modifica progressivamente gli equilibri e soprattutto... Crea le premesse per le modifiche di questo sistema che è l'organismo individuale, gli ecosistemi, la biosfera. Aveva ragione Lamarck. Avevano ragione quelli, hanno sempre più ragione, che oggi cercano di liberarci dai dogmi riduzionisti, il, il meccanicismo, il determinismo in biologia. L'idea che il DNA è il progetto per la costruzione del nostro organismo perché c'è questo dogma che lo decide, l'idea darwinistica della selezione che spiega tutto e soprattutto l'idea che all matter is unconscious, che di fatto il cosmo è privo di coscienza e che la coscienza è semplicemente una proprietà emergente del cervello, cioè del cervello umano, il che è veramente banale. Noi abbiamo, noi siamo un pianeta limitrofo di una galassia che è composta da 100 miliardi di stelle e ci sono 100 miliardi di galassie. Si può pensare che l'intelligenza è nata per caso dal cervello umano in, una, in un pianeta limitrofo all'interno di una galassia tra 100 miliardi di galassie? È semplicemente banale tutto questo, dovremo superarlo. Allora in biologia ci stiamo cercando cercando di arrivare a un nuovo paradigma. Vi faccio vedere i sette punti essenziali. Cosa cambia da una genetica lineare tutta basata sui vecchi geni, sul DNA, a una visione più complessa, si chiama epigenetica, ma ormai si parla anche di metagenomica, di ologenomica, secondo cui, seconda parola chiave, environment, l'ambiente induce il genoma a modificarsi soprattutto nella prima fase della vita la terza parola è forse la più importante fetal programming il feto è in grado di programmarsi per tutta la vita perché modifica il suo software l'epigenoma in funzione delle informazioni che riceve questo è il punto chiave perché il problema è che se noi cambiamo totalmente l'ambiente a questo ritmo e se noi bombardiamo il feto di migliaia di informazioni sempre nuove spesso chimiche Spesso biochimiche, spesso fisiche, guardate i campi elettromagnetici. Che non esistono praticamente in natura sulla Terra, che esistono in forma molto particolare, fotoni, sì, sono campi elettromagnetici, anche quelli naturali, ma su quelli si è creata l'evoluzione per miliardi di anni. Ma gli attuali campi elettromagnetici, che sono ovunque, interferiscono sulle cellule staminali e sulle cellule embrionarie, tanto per fare un esempio. Allora, quello che sta succedendo è che di fatto noi stiamo rischiando di interferire con la stessa evoluzione della nostra specie. E la gran parte delle patologie che stanno in Adesso vedremo rapidamente quali sono, sono il prodotto di questa instabilità epigenetica. Perché non c'è modifica, è il concetto di base giù in basso per la medicina, diciamo del ventunesimo secolo: che non c'è modifica del nostro organismo, del nostro fenotipo, che non sia indotta dall'ambiente, che non sia modulata dal software, quindi dall'epigenoma, e che non sia condizionata dal DNA. Il DNA condiziona e basta. Il DNA è solo il database, non è quello che decide. Quello che decide il sistema. Ma allora se noi introduciamo continue informazioni pericolose, sbagliate, non naturali, il sistema che si sta programmando nella prima fase della vita ne subirà le conseguenze? Non è solo teoria, è pratica di laboratorio ormai. Se noi guardiamo il cromosoma per come l'abbiamo visto per tanti anni, due metri di DNA dentro pochi micron dentro il nucleo noi perdiamo di vista quella cosa miracolosa che è l'informazione che va sul DNA e gli dice quello che deve fare. Se il DNA si apre in quel punto specifico, non è perché il DNA comanda, ma perché l'informazione che viene dalle cellule, dall'ambiente diciamo intercellulare e addirittura dall'ambiente esterno comanda e dice a quella cellula quello che deve fare. Allora, è tutto il contrario di quello che abbiamo creduto finora. O di che qualcuno continua a credere. Ci sono due tipi di informazione, quello che viene dall'esterno, environmental signals, e quello che è dentro il DNA. Noi dobbiamo fare attenzione perché il punto chiave è il software, è l'epigenoma e se arrivano continue informazioni nuove, non esistenti sulla Terra per milioni di anni, il software diventa instabile. Ed è quello che stiamo vedendo, perché ogni cellula, questa è la classica cellula schematizzata, Riceve continuamente molecole che non esistevano, campi elettromagnetici, virus più o meno cambiati sul piano genetico, batteri che sono in qualche modo resistenti e quindi modificati. E tutto questo arriva sul feto, quindi nel primo periodo della vita, al momento in cui il feto si sta programmando epigeneticamente questo carico chimico globale, soprattutto ultra fine particles, cioè particolato ultrafine. Emesso dalle automobili o dalle grandi industrie, metalli pesanti nell'aria che respiriamo, interferenti endocrini, endocrine disruptors, che sono delle molecole mimetiche che ingannano il sistema. Non c'è cordone ombelicale o placenta delle mamme del nord del pianeta che non abbia dentro almeno 200-300 molecole che disturbano il software epigenetico. In tutte le ricerche, adesso il Ministero della Salute in Italia ci ha finanziato un grosso progetto di ricerca sulle placente e abbiamo chiesto di farlo a Taranto, perché Taranto è la città dove c'è il più grande impianto siderurgico d'Europa e nel quartiere Tamburi, che è il quartiere più vicino, i bambini stanno sviluppando con grande frequenza tumori infantili e autismo. Allora tutto sommato, adesso cominciamo a capire il fumo di sigaretta, ma anche quello passivo in casa, la presenza in tutte le case dei, dove esistono, non solo per le strade, perché il particolato ultrafine e i metalli pesanti ormai entrano nelle case, la presenza di tutta una serie di, di agenti inquinanti rischia di disturbare proprio il momento più importante della nostra vita, che è il momento in cui dallo zigote, quindi dalla cellula iniziale, si, si va formando l'epigenoma dei 200 tipi cellulari che compongono il nostro organismo. Se tutto questo è vero... Va letto in maniera allarmante, va letto in maniera sicuramente importante e significativa, ma dobbiamo anche ricordare che dipende da noi a questo punto, perché mettere in sicurezza in qualche misura ridurre l'esposizione materno-fetale, ridurre. Una serie di componenti, per esempio, faccio degli esempi base, quelli che abbiamo visto, metalli pesanti, particolato ultrafine e pesticidi, che forse sono i tre agenti più pericolosi, in quel breve periodo della vita cambierebbe totalmente la situazione, perché la genetica scrive a penna, ha detto qualcuno, le mutazioni, i polimorfismi, l'epigenetica scrive a matita. Significa che il software può essere ancora corretto, modulato, si può ancora impedire che questo aumento di patologie avvenga se noi ci concentriamo sulla prima fase della vita e la mettiamo in qualche misura in sicurezza non si può togliere l'inquinamento, ma lo si può ridurre. Si può ridurre soprattutto l'esposizione materno fetale c'è una breve finestra dei primi cosiddetti mille giorni di vita che è quella più importante. Ecco il grafico di un famoso articolo del 2003 sul New England Journal of Medicine che fa vedere quello che sta succedendo. Tutte le patologie acute, infettive, in 40 anni sembrano quasi scomparse, quasi, grazie al vaccino profilassi, all'igiene, all'antibioticoterapia. All Ma guardate cosa sta succedendo. Tutte le patologie croniche stanno aumentando. Guardate l'obesità. Non stiamo parlando di sovrappeso, stiamo parlando di obesità. L'obesità è un'endocrinopatia sistemica in cui l'ipotalamo, l'ipofisi, il surrene, il tessuto adiposo, il tessuto muscolare non funzionano più come dovrebbero. Ebbene, negli Stati Uniti 35 anni fa c'erano 8% di persone obese, oggi ce ne sono 36%. Nel giro di 30 anni si è passato da 8% a 36%. E la cosa peggiore è che l'aumento maggiore l'abbiamo nei bambini. Fino a vent'anni fa noi pediatri non vedevamo un bambino obeso. Adesso, nella pediatria italiana, siamo arrivati a 12% di bambini obesi. Allora, se tutto questo è vero, dati alla mano, è vero, e stanno crescendo le patologie associate, come il diabete secondo. Il diabete secondo, 30 anni fa, era una patologia degli anziani. È diventata patologia degli adolescenti. Allora, lasciando perdere le valutazioni economiche, che sono pure importanti, è la valutazione biologica che dobbiamo fare. Perché se una specie, nel giro di 30 anni, rischia di cambiare così soltanto perché viene esposto quel momento cruciale, questo è uno studio che ci hanno pubblicato con qualche difficoltà, ma in cui abbiamo proprio dimostrato tutto questo, è l'esposizione materno-fetale che fa la differenza, è l'esposizione dei gameti. Guardate i numeri dell'aumento dei disturbi del neurosviluppo, di spettro autistico. Negli Stati Uniti, 30 anni fa, un bambino su 1500 era diagnosticato come bambino autistico. Oggi un bambino su 68 negli Stati Uniti e uno su 59 in Gran Bretagna viene diagnosticato così. Nel giro degli ultimi 10 anni, 15 anni, c'è stato un raddoppio dei casi di disturbi di spettro autistico negli Stati Uniti e come vedete Inghilterra e Stati Uniti vanno esattamente nello stesso modo. Quindi è un fenomeno reale ed è un fenomeno che possiamo assolutamente intercettare. Sul Lancet, che è il più importante giornale medico, forse al mondo, già nel 2006 un epidemiologo e un pediatra hanno detto tutto questo e hanno chiesto di intervenire. Dopo sette anni sul Lancet Neurology hanno chiaramente indicato metalli e pesticidi come le due cause probabilmente più importanti di questo dilagare di patologie. Allora io penso che in un contesto come questo, che non è tecnico sul piano biomedico, ma che è ancora più importante perché si collega la parte diciamo, tecnica epidemiologica alle riflessioni di tipo bioetico e in un certo senso direi quasi metafisico e filosofico, se noi consideriamo quelle grandi coordinate della fisica teorica e le portiamo nel nostro ambito, io penso che veramente su questo dobbiamo lavorare tanto. Guardate l'aumento delle patologie neurodegenerative, per esempio, questa è l'Alzheimer: 1.300.000 persone in Inghilterra hanno la diagnosi di Alzheimer in un paese di 60 milioni di abitanti. L'errore è stato che inizialmente ci hanno detto, beh, l'età media che aumenta, ma io avevo una nonna a 106 anni che giocava a scacchi. Fino a pochi anni fa gli anziani erano quelli che avevano saputo mantenuto, diciamo, un'elasticità e una plasticità migliore di tutti gli altri, erano positivamente selezionati. Non c'era l'Alzheimer nelle autopsie di 40 anni fa. L'aumento è recentissimo ed è legato al fatto, come si vede, che il particolato ultrafine entra nei lobi frontali nell'ippocampo e fa depositare una proteina che si chiama betamiloide che non si piega bene e blocca non il software, non le reti neuronali come nell'autismo, ma letteralmente porta in atrofia il cervello. Allora anche questo si può ridurre, si può e si deve. Perché basterebbe un minimo di accorgimenti per ridurre l'esposizione, per esempio, degli adolescenti a tutto questo. Perfino le patologie dell'anziano, come la, le patologie cronico-ostruttive del polmone, vengono ormai descritte come patologie pediatriche. Non è una battuta, questi sono giornali importanti. Significa che anche le patologie croniche che si esprimono 50 anni dopo. Iniziano da una superesposizione, da un'infiammazione cronica che comincia durante la prima infanzia. Allora, sempre di più diventerà il ruolo di noi pediatri io ormai mi occupo più di ricerca ma i pediatri in questo sono la prima linea sarà sempre di più prevenzione primaria, sarà sempre di più consigli counseling familiare, riduzione dell'esposizione materna, fetale. È infantile nei primi tre anni di vita. Questo è l'aumento dell'asma, questo è l'aumento dei tumori infantili. Perché è importante questo studio che è di Lancet? Perché nel 2004 è venuto fuori per la prima volta questa notizia, per alcuni di noi assolutamente attesa, per altri meno, che i tumori non aumentano più nell'anziano, aumentano durante la prima infanzia soprattutto e l'aumento maggiore nei primi due anni di vita. Significa che non è un accumulo di mutazioni del DNA. Ma che è qualcosa che avviene durante la vita fetale che disturba il bambino. Non stanno aumentando le leucemie common, che sono quelle che noi curiamo con una certa facilità ormai. Stanno aumentando le mieloblastiche, stanno aumentando quelle praticamente più difficili da curare perché le traslocazioni sono totalmente diverse. Anche qui cosa dobbiamo fare? Inventare cure sempre migliori, certo, dobbiamo provarci, ma dobbiamo ridurre l'esposizione materno-fetale perché tutto questo va Prevenuto, non basta curare sempre meglio, come in effetti cerchiamo di fare. Allora se tutto questo è vero, questa era una review che hanno pubblicato, che avevo scritto due anni fa e che è stato pubblicato su un giornale di neonatologia, queste pandemie di cui tanto si comincia a parlare di obesità, di diabete secondo giovanile, di diabete primo, di patologie autoimmuni e tumorali e soprattutto di patologie del neurosviluppo sono assolutamente prevenibili. Perché basterebbe ridurre in quella prima fase della vita l'esposizione a pochissimi agenti inquinanti, veramente pochi. Sta a noi, ma non si può aspettare 50 anni, bisogna farlo adesso. Perché è veramente, letteralmente, l'esposizione nella prima fase della vita che rischia di cambiare il fenotipo di una specie. L'obesità è stata definita recentemente come il primo cambiamento fenotipico di un'intera specie. Non possiamo arrivare a questo. Negli Stati Uniti hanno il 36% di persone. Ci sono persone che pesano 300 kg negli Stati Uniti. 300 kg significa che per muoverli ci vuole largano. Cosa ha a che vedere con lo stile di vita sbagliato o con la dieta? Sono persone che bevono acqua e ingrassano. Sono persone che hanno un programma alterato. È epigenetico, non è il DNA che è impazzito. Hanno avuto nella prima fase della vita una serie di informazioni sbagliate. Questo è l'aumento, capite, perché se mettete sul maggiore catalogo degli articoli scientifici al mondo la parola epigenetics, guardate come sono aumentati negli ultimi dieci anni gli studi di epigenetica, cioè del software. Guardate come sono aumentati gli studi di epigenetica del cancro. Guardate come sono aumentati gli studi sui disturbi di spettro autistico. Guardate come sono aumentati gli studi sugli interferenti endocrini, cioè sugli agenti più potenti che disturbano tutto questo. E, quando, e questo è come la borsa. Cioè se aumentano gli articoli sull'argomento è la riprova dell'importanza. L'ultimo argomento che sfiorerò ma che è altrettanto importante, dicevo, stanno, stiamo alterando gli ecosistemi microbici. Perché questo è importante? Guardate il numero degli, degli articoli che stanno emergendo sul microbiota e sul microbioma umano, cioè sui microbi che sono associati al nostro grande intestino. Perché il microbiota, i microbi, sono i nostri maggiori alleati. Non è un caso che siano da 4 miliardi di anni sulla Terra. Sono fondamentali, ci servono, creano le possibilità di uno sviluppo corretto del nostro sistema psico neuro endocrino Se alteriamo il microbiota noi alteriamo lo sviluppo. Capite però perché disseminare di antibiotici inutili, non quelli utili. Quelli utili li stiamo perdendo ma disseminare, non tanto in medicina, ma in zootecnia, per esempio, di antibiotici solo per far crescere gli animali, noi rischiamo di alterare l'intero microbiota di una specie. Allora questo, dicevo, è l'ultimo argomento, ma non è meno importante dell'altro. La biosfera è fatta essenzialmente di microrganismi. I microrganismi hanno tutte le funzioni più importanti. Per il mantenimento della biosfera è stato un errore combatterli come se fossero nemici. Non esisterebbe la stessa specie umana senza i nostri microrganismi. Noi siamo, come abbiamo visto all'inizio, gli ultimi arrivati, in pochi anni stiamo alterando interi ecosistemi microbici. Noi dimentichiamo spesso che noi siamo venuti fuori tutti da un battere e che per miliardi di anni sulla terra sono esistiti soprattutto i batteri. Volete vedere la biosfera come è composta? Questa è la biosfera. Guardate dove sono i cordati e i vertebrati. Guardate dove siamo noi. Noi siamo questo. Questa è la vera dimensione di quello che sul piano biologico noi siamo. E noi ci permettiamo di riempire l'intera ecosfera di sostanze che disturbano la vita di tutti quelli che la compongono, che sono i microrganismi, che hanno permesso l'evoluzione di intere specie, perfino i virus non sono nemici. Lo sapete che nel nostro genoma, il nostro genoma è pieno di virus, e un, un, ma virus buoni! C'è un virus che, che produce una proteina che si chiama sincizzina, che è quella che produce la placenta. Senza questo virus noi non, non esisteremmo. I placentati sono. Perché è importante questo? Questo articolo fondamentale di un microbiologo, qualche anno fa, perché noi siamo questo, noi facciamo parte degli ecosistemi, non siamo noi da un lato e i microbi dall'altro. I microbi nemici combattiamoli. È stato un errore. Noi dobbiamo combattere solo quelli che sono veramente pericolosi. Ma non stiamo facendo esattamente questo. Stiamo disseminando di antibiotici, per esempio la placenta. La placenta ha un suo ecosistema microbico che serve non alla madre ma al bambino. Dobbiamo evitare di dare antibiotici inutili, per esempio, alle mamme o alle mamme che allattano latte materno, solo quello materno della nostra specie, è piena di microbi utili al bambino. Se noi li spaziamo via, il latte diventa povero. Quindi è una diversa modalità di pensare. Si è visto che quando si dà latte materno per almeno un anno, si abbassa nettamente il tasso di tutte le malattie croniche, a partire dall'obesità. Perché tutto questo sul latte materno ormai lo diciamo, lo diciamo abbastanza spesso, ma non riusciamo a far prevalere questa che è una regola tutto sommato semplicissima, perché ci sono grandi interessi. Lo diciamo? Il latte della Nestlé non ha i batteri giusti. Il latte in polvere, qualsiasi latte artificiale, non ha i batteri giusti e non ha neanche le cellule staminali, perché il latte materno è pieno di cellule staminali che entrano nel cervello e lo difendono e addirittura possono ridurre le alterazioni che si sono prodotte. Allora tutto questo è veramente importante. C'è tutta una serie di patologie immunomediate, immunologiche, che sono il prodotto di un ecosistema microbico alterato. C'è tutta una serie di tumori. Il tumore del colon retto, fino a 30 anni fa, era un tumore raro. È diventato il secondo cancro al mondo, in 20-30 anni. Perché? Non perché il DNA è impazzito di colpo, ma perché l'ecosistema microbico dell'intestino è cambiato perché abbiamo spazzato via tutti i batteri utili. I batteri addirittura sono utili perfino allo sviluppo del nostro sistema nervoso centrale, al punto tale, e questo è. Proceeding of National Academy of Science, forse il più importante giornale scientifico al mondo che lo dice. Addirittura senza una corretta colonizzazione intestinale nel feto e nel neonato non si sviluppa bene il sistema nervoso. Allora, tutto questo ormai sul piano della ricerca noi lo sappiamo, ma non riusciamo a impedire questo. E qui veramente dobbiamo fare un'alleanza in cui i medici, i biologi e tutti coloro che si occupano di questi problemi a livello morale, a livello di informazione, per esempio, portino avanti questa battaglia, perché ci sono quantità spaventose di antibiotici in tutte le catene alimentari, ci sono quantità sufficienti a trattare centinaia di milioni di persone. Quando in realtà basterebbe molto meno, ma tutti questi antibiotici sono usati soprattutto per fare crescere gli animali. Non per curare gli animali, per farli crescere. Perché si è visto che piccole quantità di antibiotici aiutano la crescita degli animali, che sono tutti malati. Allora, tutto questo si riesce a impedire? Beh, la legge negli Stati Uniti ci ha provato, hanno messo delle regole, ma le lobby hanno trovato dei grandi sostenitori negli ultimi due anni. Per cui, capite adesso l'immagine disevolutiva che vi ho fatto vedere all'inizio quando qualcuno, lì dove si può, interferisce negativamente, i drammi si vedono, perché gli antibiotici in realtà non sono molecole che abbiamo inventato, sono molecole simili a quelle che, gli, che i microrganismi hanno usato per millenni per comunicare tra di loro. Allora è alla fine quello che abbiamo capito, vedete? Ancestral genes, sono geni ancestrali che producono queste molecole. Noi stiamo aiutando, gli antibiotici stanno aiutando, diffusi in questo modo, i batteri, quelli cattivi, non quelli buoni, a diffondersi. Nel giro praticamente di pochi anni abbiamo fatto in modo che il 90% dei roditori sono pieni di antibiotici inutili, che le scimmie di tutto il mondo sono pieni di antibiotici inutili. Noi addirittura ci siamo resi conto negli ultimi anni che gli uccelli che migrano portano questi geni di resistenza in giro per il pianeta. Allora dobbiamo ridurlo tutto questo? Dobbiamo fare in modo che non comandi chi ha solo l'interesse a vendere farmaci, ma che comandiamo in qualche modo insieme per ridurre questa pollution vera. Questo è veramente un inquinamento globale. La gran parte delle malattie croniche che stanno ritornando non tornano nel sud del mondo, ma le cosiddette emerging diseases, quelle infettive più pericolose, partono dai paesi più sviluppati, United States, United Kingdom, sono i due paesi del mondo dove si sviluppano più resistenze e dove aumentano più patologie infettive emergenti. Vedete dove sono, uno immaginerebbe l'Africa, l'Asia del Sud, no, la gran parte delle resistenze sono lì, nel nord del mondo. E quando la direttrice dell'OMS qualche anno fa dice noi sappiamo che sta finendo l'epoca degli antibiotici e dice due frasi come queste siamo arrivati forse alla fine della, della medicina moderna e addirittura dice è una minaccia globale io penso che non basti enunciare tutto questo non basta dare per scontato noi dobbiamo ancora, siamo a tempo se lavoriamo tutti insieme per evitarlo però bisogna fare in modo che le regole quando ci sono vengano osservate ed è solo un'alleanza trasversale che può permetterlo e finisco con queste due slide una che ricorda alcune frasi di Einstein che sono sempre fantastiche, quando eh, un esperto di microbiologia e di resistenze scriveva non dobbiamo più combattere in modo specifico i batteri, viene in mente la frase di Einstein, quella per cui un uomo intelligente risolve i problemi, ma un uomo saggio li evita. E io penso che veramente la prevenzione primaria, la riduzione dell'uso di una farmacologia esasperata e inutile, lo spreco di antibiotici nelle catene alimentari per far crescere animali, per vendere più carne e tutto questo e soprattutto la messa in sicurezza della prima parte della vita cioè la vita fetale è veramente fondamentale. E per non concludere con delle immagini un po' preoccupanti. Chiuderei con questa meravigliosa, che è un po' quella dell'inizio, e cioè non dimentichiamo che l'universo è informazione, è logos, e che noi dobbiamo tornare a considerarlo non sacro solo in teoria, ma di fatto nei nostri comportamenti e creando alleanze vere che possano difendere quella parte dell'umanità che è la più fragile, ma che è anche la più importante.